mattina seguente fui svegliata dalla mia agente che mi informava di aver appena ricevuto e rifiutato l'offerta di una somma a 6 cifre per i diritti cinematografici del mio libro non scritto. Possiamo farci dare di più, disse. A più tardi. Esaminai l'accaduto e le richiamai. Ascolta, le dissi. L'anno scorso scrivendo ho guadagnato $4,000. Quest'anno mi sono state offerte 2 somme a 6 cifre. Questo importo include i diritti sul libro che non ho scritto e sulle parole che non ho mai detto. È ovvio che ultimamente ho gestito gli affari nel modo sbagliato. Non scrivere si è dimostrato non solo divertente, ma oltretutto, da quel che sembra, enormemente redditizio. Chiama quel produttore e digli che ho diversi libri non scritti. È in tour per promuovere il suo nuovo libro Social Studies, che occupa l'11° posto nei bestsellers del New York Times. Come è stata accolta in America? L'esatto contrario di qui. Cosa? Io adoro l'America. Cosa le piace in particolare? Il modo in cui acquista i libri. Il suo lo stanno comprando? Sì, e ne sono grata. Crede che i lettori comprendano le sue parole? Spero di no. Alcuni lo ritengono un manuale di autoaiuto. Lo è, sta aiutando me. La sfera educativa, come quella artistica, ha un ruolo marginale. Secondo te è la dimostrazione di un anti-intellettualismo prettamente americano? Beh, non so come la pensano nel resto del mondo, ma in America è così. Voglio dire, gli americani non hanno mai tollerato gli intellettualoidi. Quando inventarono il termine elite, non era sinonimo di ricco. L'America adora i ricchi, stava per colto. Quindi non vogliamo l'elite significa non vogliamo i colti. Credi che si possa nascere fortunati? È proprio quella la fortuna più grande di tutte. Sì. Nessuno lo vuole ammettere, specialmente in questo paese, perché mette in discussione il notorio sogno americano. D'altronde è questo l'obiettivo della democrazia, minimizzare quel primo soffio di fortuna. Al momento della nascita, se fossimo coscienti di questo, la maggior parte di noi penserebbe no. Non è quello che volevo, non è quello che avevo in mente. Il genere... Il tuo sesso influisce sulla tua fortuna. Credi Mi spiego, qualsiasi maschio bianco, non ebreo ed eterosessuale che non sia il presidente degli Stati Uniti è un fallito, ok? Ecco quanto è influente il tuo sesso, ok? Quali sono le differenze in